eccoci qui nella nostra casa, nel nostro salotto che apriamo con tutto il cuore anche a voi e soprattutto suon di musica, bravi maestri. E allora un bel applauso lo facciamo al nostro Walter D'Angelo. Buonasera a tutti amici. Al nostro Tony Daloia. Buonasera a tutti voi, ben ritrovati, mercoledì con l'appuntamento degli anni più belli. E al nostro Mimmo Mirabelli. Buonasera. Ragazzi, gli anni più belli o Mimmo Mirabelli? No, gli anni più belli. Ah. Che fa anche rima con Mimmo Mirabelli. Gli anni di Mirabelli. Ci sta benissimo, con ragazzi. Mirabelli tornano i tempi belli. Facciamo anche l'applauso alla nostra bellissima Ilaria Salzotto. Ilaria Salzotto. Grazie. Sempre pronta a presentare tutti, ma è lo che presentiamo lei. Non importa, dai, va bene così. Dicevo, questa sera siamo partiti con uno di quei cavalli di battaglia. Per i meno esperti, il brano si intitolava La Cavallina. La Cavallina. Ed è un brano scritto da un grande musicista che ha stravolto veramente la parte musicale, no? Sia del ballo che proprio il modo di suonare. E allora questa sera parleremo di Castellina Pasi. Che erano due persone, Castellina due e Pasi. Sì, Pasi sì. Era il saxofonista. Castellina chiamato così in arte, Roberto Giraldi, perché Castellina arriva da un'altra cosa, diciamo dopo. Non era il suo nome di Castellina? Era un nome Giraldi. Artistico. Ne parleremo anche di questo, anche perché è molto interessante. Però è vero, forse il nostro pubblico, non tutti sono a conoscenza del fatto che erano due persone, perché si tende ad immaginare ad uno un solo. Unico leader, Castellina Pasi. E invece no, era questo connubio di queste due forze che hanno creato poi... Sì. Questa orchestra. La E commerciale è stata dimenticata durante il passato, perché Castellina e Pasi. Castellina non si usava, Pasi. Secondo no? me. Non si Però usava. Si usava parecchio, tanto come si dice, non i soprannomi, mi sfugge il pseudonimo. Pseudonimo. Perché pseudonimo. Se Zucchero mica si chiama Zucchero, no? Pseudonimo, sì. Adelmo Fornaciari. Ma su alcuni spartiti di Castellina, c'è scritto su alcuni Castellina, su altri Giraldi. Sì. Ma, ingannava, non tanti sapevano che Giraldi era Castellina in realtà. Vabbè, ma allora partiamo ma anche da lì, Pasi, mica si chiamava Pasi. Perché Castellina? Certo. Perché Castellina è il nome del borgo natio suo. Esatto, il nome del paese certo. dove lui è nato, ha vissuto e fin da bambino girava per le strade di questo borgo e suonicchiava la sua fisarmonica. Perché a lui piaceva, cioè la storia sua racconta di questo bambino innamorato di questo strumento musicale, autodidatta inizialmente ovviamente, che gira per le vie di questo borgo. Quindi noi ci immaginiamo già questa creatura mignon con la sua fisarmonica che allietava le persone. E per questo che l'hanno chiamato Castellina. Proprio per quel motivo lì. E Pasi invece era di un paese a 4 chilometri dal suo. Si incontrano e nasce questo amore artistico. Questo connubio, questo amore artistico dal quale è nata la famosissima orchestra Castellina Pasi. Che ebbe un successo incredibile, tanti brani che arrivarono alla ribalta e che tuttora le orchestre e le formazioni suonano come abbiamo in tutto appena il mondo, sentito. Il brano che abbiamo eseguito prima si intitolava appunto La Cavallina. La Cavallina, ma ne abbiamo un altro subito fresco. Pensa che ha scritto più di 500 brani. Super suonati da tutte le orchestre, ma perché sono brani che fanno ballare anche le mattonelle. Poi ti dirò di più, sono molto orecchiabili, quindi anche una persona che magari non è particolarmente affine al genere musicale, dopo un attimo si mette a battere le mani e alzare le gambette. Dopo parleremo anche di questo, perché io e Walter possiamo dire qualcosina sul fatto di come suonava Castellina. La particolarità tutti i brani di Castellina era questa, è difficile scrivere facile. Perché è molto difficile, sembra una frase banale, ma no, è così. Assolutamente no. Scrivere facile è difficile. Poche note. E poche note, ma che prendono. Al posto giusto. Infatti posto giusto. Castellina, al secolo Giraldi, faceva poche note, in gergo si dice pulite, che tu sentivi tutte le... Scandite talmente bene che... parlavamo già qualche settimana fa, se ti ricordi, non serviva il virtuosismo. Un talento maggiore, anche un po' il cuore, esatto. Uno dei brani che ha veramente spopolato nelle orchestre e non solo è un valzer dal titolo Zingaro, che il nostro maestro Mirabelli va ad eseguire. Prego ragazzi. Ecco.
Bravo. Così pulite, così fatte bene. Scandite bene. Danno il piacere di ascoltare la Fisa e fanno ballare bene ma il infatti, ballerino. Ma infatti, ma perché noi non balliamo? Ma non possiamo. Cioè, dovremmo quasi aprire anche Senti, una pista. Senti, ti faccio sentire brevemente, fai di nuovo la prima parte, non suonata all'Emiliana, alla Piacentina, come avrebbe suonato il nostro Castellina. Okay, ti faccio sentire, con la differenza di da un modo all'altro. Vai. Con tanti passaggi. Perché lui nell'accompagnamento metteva anche il basso. Esatto, ed era leggero e dava il modo ai ballerini di poter ballare liberamente, senza, a differenza della musica romagnola, se vuoi ascoltare la romagnola, loro accompagnano il levare, la polca, qualsiasi polca, no? Poi un accenno di... Generalmente è più veloce, no? Più veloce e poi al contrario. Vedi, io da accento al levare. Differenza all'Emiliana. Vai, sentiamo un altro modo subito. Più lenta. Senza passaggi. Bello, bravi davvero ragazzi, c'è la differenza enorme. Sì, che se non la senti così generalmente difatti, ti sfugge. No, è una cosa che purtroppo, dico purtroppo è sbagliato il termine, diciamo che il ballerino non si deve intendere di musica, deve sentire il ritmo, no? Senza tanto necessariamente conoscere le note esatto. musicali. Quindi chi balla sente questo ritmo... va dietro ben scandito, questo ritmo. Quindi va dietro questo ritmo ed è più piacevole. Dimmi mentre noi musicisti, parliamo da musicisti, ci appaga un po' di più il romagnolo perché ci sono degli intersicamenti musicali, clarino che si intersica col sax. Quella è per una tecnica. Per la esatto. Tecnica. Castellina ballo, ha inventato però, questo modo di suonare brani semplici, efficaci, ballabili. Ma non da tutti. Ma non da tutti. Infatti, però dimmi se mi sbaglio. La musica più suonata e più ballata è la classica musica emiliana. Ballo liscio, emiliana, è molto più lento, più tranquillo. Vince quello su la, tutti. La romagnola, il folklore romagnolo è tanto elettrico. Anche soltanto sì, a vedere ballare i ballerini romagnoli. Però è meraviglioso, ti mette veramente gioia. Sì, sì. Sì. Uno ti mette uno stato di ebbrezza addosso sì, e l'altro sì. di tranquillità e di sì, di più di relax, sì, è vero. Perché tu dopo una polca romagnola stai d'accordo. Seduto mezz'ora. Dopo una polca emiliana ne balli subito un'altra. Esatto, perché... te ne basta una di quella romagnola. A proposito di grandi successi di questa formazione, andiamo subito insieme a voi a gustarci questo video musicale È tutto Pepe. Ah, la più grande storia di Castellina. Ed è tutto Pepe, vai Mimmo! Hai capito, vai! Vai che ti accompagno!
qualche mattina in più. Non mi sono tenuto qua. Non fare il romagnolo. Ci fa venire voglia di ballare. Ma allora, a proposito di questa orchestra, noi ci stavamo confrontando e ci si stava raccontando anche di alcuni aneddoti particolari. Non facciamo ovviamente nomi nello specifico di locali, gestori e quant'altro. Però ci sono degli aneddoti. Si faceva rispettare molto. Molto si bene faceva rispettare molto. Sì, anche perché Castellina Pasi, Castellina e Pasi, dopo aver avuto questo successo, si poteva anche permettere di fare il proprio repertorio, di dire la sua, no? Sì. Purtroppo, devo dire, molte orchestre non possono dire la sua perché sono imposte. Cioè, già il gestore arriva lì e ti dice, voi dovete fare questo, questo, questo. Suonare quello. Fino a quell'ora, fare questa cosa piuttosto che un'altra. Quando scatta una molla particolare, no? Che quando uno arriva al successo, chiamiamolo successo, può fare quello che vuoi. Puoi fare quello che vuoi. Non proprio quello che si vuole. Sì, però vabbè, non puoi fare la pipì sul palco. Però hai il diritto di poter dare del nessuno tuo. Nessuno ti può dire, cioè nessuno ti dice fai così, fai cosà, perché molti fanno così. Castellina era arrivato al punto appunto di essere famoso con la vendita di dischi, del successo musicale che aveva, di fare quello che voleva. Alcuni gestori abituati a trattare le orchestre in questa determinata maniera si sono permessi di andare vicino a Castellina. Mi raccontava Tony infatti prima, dire, voi qui state facendo finta di suonare. All'epoca inimmaginabile pensare di far finta di suonare, perché non c'erano i PC, non c'erano le basi, non esistevano, quindi bisogna suonare. Ma talmente avevano una perfezione, talmente suonavano bene, che il gestore, stupito, era andato lì sotto e gli diceva: voi qui avete fatto finta tutta la sera di suonare. E immagino la reazione. Ma certo. Ma no, lui da gran signore, perché comunque Castellina è sempre stato signore, come lo vedi sul palco, anche sul pullman si arriva così, Sì. Sempre giacca e cravatta, doppio elegantissimo. Petto. Elegantissimo. Doppio petto. Sempre. Io lo so da un uomo di altri tempi. Sì. E allora ha guardato questo gestore e gli ha detto: senta, per me i soldi se li può anche tenere. Anzi, quanto costa tutto questo locale? No, perché questa baracca. Ho voluto evitare di dire baracca. Quanto costa tutta questa perché baracca? Perché era stato offeso, cioè voglio dire, ma come? Sto suonando bene. Lui voleva proporgli il gestore, voleva dargli meno soldi in sostanza, perché secondo lui aveva fatto finta. E lui ha detto, ma per me i soldi può tenersi. Anzi, le dico anche, gli aveva proprio detto così, quanto costa tutta questa baracca? Che io la compro, domani ci metto i cavalli dentro. Fantastico! Sembra stata già una bella soddisfazione. È il potere di un personaggio che riempiva i locali, perché dove andava Castellina? Certo, e immagino che all'epoca non c'era la necessità di elemosinare un locale, perché insomma la sera dopo si suonava da un'altra parte. Ragazzi, stiamo parlando di orchestre che dove andavano alle 20:30... 20:32 era tutto fuori esaurito. Il cartello c'è tutto esaurito, nel senso che posti da 2000 posti a sedere, non c'era più un posto libero. Cioè, ascoltiamo Casetta del mio paese dopo vi chiedo un'altra cosa a proposito di questo tutto esaurito. A proposito di queste belle canzoni qui che adesso stiamo ascoltando, poi voglio dire una cosa. Ti porto sempre con me sull'ali del pensiero ai tempi di un passato che non ho mai scordato. Rivivere così la prima gioventù, la casa, il focolare d'un amore che non c'è più. Ti porto sempre nel cuore, casetta del mio paese, dove felice con te vivevo senza aver pretese. Come un amico gentil, il campanile della chiesa mi risvegliava al mattino con la campana festosa. La galletta di Boston lì. Eccoli qua. Ci siamo. Ti porto sempre nel cuore, casetta del mio paese, come un amico gentile.
eccetera, eccetera. Abbiamo bisogno dei testi, qua. Sì, 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 i testi, ragazzi. La voce angelica, la voce angelica di Irene. Irene Vioni. Che modo di cantare, gentile, semplice, pulito, gentile. Sì, proprio, è vero. Proprio era così, anche lei sul palco, non si muoveva quasi nemmeno, ma cantava. E come abbiamo detto nel passato, anche lei aveva lanciato un modo di cantare particolare, usando il farsetto e voce piena. Sì, come un amico gentile. Negli anni poi tantissime cantanti hanno provato a riproporre questo modo di cantare, sì, anche in orchestre importanti del nostro Piemonte. Molte cantanti facevano questo gioco con la voce. Sì, però come lo faceva lei, no, non inimitabile, ce n'è più. Quel modo lì di esibirsi, quel modo di produrre la musica che proponeva Castellina, l'RCA, una famosissima casa discografica, l'ingaggiò. Fino al grande successo. Fino poi al grande successo, dove poi è passato alle edizioni Galletti e Boston, che ancora oggi produce e vende, cioè, con quel nome lì, Castellina, Orchestra Castellina, e tante le canzoni orchestra e tante altre cose. Ma la RCA, grazie a Castellina, lui andava proprio sul palco, si montava tutto il palco, c'aveva davanti, c'erano le G, qui ci sono i dischi della RCA. Lui metteva proprio i manifesti. Ah, lo metteva, sì, proprio, indicava. È l'unica orchestra italiana che ha preso due dischi d'oro per il numero di vendite dei loro successi. Sì. Quindi veramente immaginate, sì, all'epoca che cosa significava. Chissà ancora, quanti ambivano un posto in quell'orchestra. Ancora oggi Tutto Pepe è il brano più eseguito. Sì, eseguito. Dopo Romagna Mia. Piace a tutti, piace a tutti, anche i ragazzi ma sono più le giovani, canzoni, i ballerini che adesso imparano, hai parlato di Romagna ballo. Mia, hai parlato dei brani romagnoli, i classici della grande orchestra Casadei, come abbiamo parlato nella scorsa edizione, nelle scorse trasmissioni, ma però questi sono i brani che hanno segnato il mondo del ballo, le orchestre italiane e tutto. E ancora oggi, come dici tu, le suonano. E tanti fisarmonicisti ancora adesso eseguono quasi tutto il repertorio di Castellina. Di Castellina. Infatti tu, sì, Mimmo, dicevi quando stavamo preparando questa puntata che per un fisarmonicista Castellina è proprio... cioè poter eseguire brani suoi, che cosa rappresenta? In realtà anche agli allievi, io quando facevo scuola, e anche per iniziare a spiegare un po' il tocco da usare e l'espressione nell'ambito della musica da ballo, del liscio, fai fare dei pezzi di Castellina, perché comunque hanno poche note giuste e che fanno ballare, poi sono piacevoli anche da suonare. Tra l'altro Castellina, forse in Italia nell'ambito della musica da ballo, è il fisarmonicista che ancora adesso viene copiato a livello di tocco, a livello di esecuzione. Io ho il mio tocco personale, non copio nessuno, no? Però tanti fisarmonicisti cercano di imitare il suo tocco. Si ispirano, quindi, sì, a proprio cercano modo di eseguire anche i brani come li faceva lui, no? Con l'espressione che utilizzava lui. Con quella lui, finezza forse maggiore che aveva il suo tocco personale, lo riconoscevi. Magari altri fisarmonicisti che hanno lasciato anche il segno, anche virtuosistici, però non vengono, imitati ancora adesso, cioè, capito? Quindi ha lasciato il segno non solo a livello, sì, musicale, ma anche proprio per il modo nel quale nella sua eseguiva semplicità i brani. Quindi tutti apprendono quello stile perché è semplice e piace. E il campanello, cosa ne dite? Non sta suonando nessuno? Perché c'è qualcuno. Assolutamente. Il campanello? Non il campanello fuori. Il campanello, che tra l'altro che ha scritto il brano iniziava proprio con un campanellino. Castellina. Dai, accennatelo che poi andiamo con la regia. Questo brano l'ho imparato quando avevo 13 anni, 14 anni. Poi dopo di questo sono venuti fuori degli altri. We'll be right back.
14 anni. Quindi è stato uno dei primi che ha imparato? Me l'ha insegnato mio padre. Accennami un pochettino due note di Santa Monica, che viene in quel periodo lì praticamente. Piani e forti nell'esecuzione di queste ma non canzoni. Solo, non solo, perché abbiamo... c'era proprio quel dolce, quel momento. Abbiamo che dimenticato di dire un'altra cosa importantissima, l'avvento della chitarra insieme alla fisarmonica. Bravo. L'abbinamento quindi di questi esatto, due strumenti tanti musicali. Brani sentivi fisarmonica e chitarra, se voi vedete ho cambiato chitarra, è sempre prestata gentilmente da Wilmer Modà. E lui non ne ha praticamente. Io non le porto, lui le lascia qua in studio, le uso. Usavano parecchio le chitarre acustiche, classiche, piuttosto che elettriche. Franco Trevisan è arrivato con la chitarra, la sua Fender classica, con l'amplificatore valvolare, e ha introdotto questo suono cristallino, limpido. Clean. Clean, bravo, bellissimo. E poi appunto c'era questo abbinamento con fisarmonica e chitarra. Faceva un pezzo la fisarmonica, facciamo un pezzo alla chitarra, sia da solista che da accompagnamento. Da solista, sì, anche da accompagnamento io la trovo bellissima, questi momenti qua secondo poi me Walter sono gli accordi li becca tutti, bravo. Ma Walter è bravo. Ma Walter è bravo, è vero. Diamo grazie, a Cesare quel che bravo, di Cesare. Scusate, scusa, tre caffè gratis. L'aumento. Tre caffè. L'aumento. Non abbiamo ancora il servizio bar, mi dispiace, però abbiamo il servizio bar della nostra regia che ci fa alcune consulenze con la nostra pubblicità. C'era e ci vediamo fra poco. Una polchettina, se riusciamo a farla. Dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità, tu preparati. Preparati, dai. Che meraviglia riaprire le porte di casa nostra, che poi è anche casa vostra, e soprattutto ci unisce questo filo conduttore che è la certo musica. La musica, come abbiamo detto tante volte, unisce i popoli, no? Io sono solo preoccupato. Per cosa? Per cosa? Perché siamo già siamo sempre in onda. Siamo sempre in onda. Cioè, vuol dire che funziona. Come piace, ma anche perché, scusa, gli anni più belli non li fa ricordare nessuno, noi ci stiamo io facendo. Io volevo dire una cosa, apro una parentesi. In merito ai brani che abbiamo suonato prima, che magari tanti ballerini li hanno ballati, e stasera sanno che sono di Castellina. Certo. Che bello, veramente. Ma anche perché poi entriamo in un discorso molto interessante, soprattutto per me, perché si parla degli anni della mia nascita e quant'altro. Però parlavamo inizialmente, no, di queste orchestre che arrivavano nei locali a portare la musica da ballo. Certo. Fuori appendevano questi manifesti e tu prima raccontavi, Walter, che nell'arco di pochissimo era tutto esaurito. Com'è che funzionava? Perché ad oggi non era più così. Arrivi nel locale, entri e cioè no, posti allora, ce ne sono oggi, a volontà. Oggi c'è il social che avvisa, Facebook. All'epoca, all'epoca come funzionava? Una volta dovevi dare il famoso passaparola, no? Tu andavi in un locale e la gestione metteva i manifesti prima, lo fanno ancora adesso. Certo, però sì, mettevano i manifesti prima. Quindi chi andava a ballare, il ballerino, fa: oh, lo sai che sabato prossimo ci sarà l'orchestra di Castellina. E allora si prenotavano già adesso, perché sapevano che appunto in questi locali si era tutto esaurito. No, ma però poi c'era anche la gestione dei locali, si preoccupava
di settimana in settimana cambiare i manifesti, mettevano 200-300 manifesti nei paesi limitrofi, ma facevano una grossa pubblicità. Il lavoro era importante, quindi pubblicizzavano le settimane poi che sarebbero arrivate. Questo si è perso un po' oggi come sistema, ma perché è subentrato il sistema elettronico. Certo, quindi insomma la fissione dei manifesti è andata un po' scemando, anche se c'è ancora. Però. Se andiamo ad analizzare, se tu guardi, i locali erano pieni, non è che si faticava, era il modo di comunicare, quindi manifesti, passaparola, di là. Adesso sul social fanno i rave dove ci sono 8.000 persone. Si fanno, si danno gli appuntamenti per picchiarsi. Ormai sui social fanno di tutto. C'era proprio un grosso seguire, perché queste orchestre qui portavano veramente il divertimento, la gioia, tanta gente, c'era proprio... hai detto una cosa giusta. La cosa bella, Ilaria, che devi sapere perché tu sei giovane come l'aglio, la cosa bella è che c'era la gioia. Sì, la gioia di andare, perché era un momento di veramente di divertimento, no? Sì, quell'orchestra, bene, andiamo, che ci divertiamo. Adesso è diventato tutto più meccanico. È brutto da dire, si è persa un po' la poesia, no? Tant'è vero, mezzanotte e mezza, molti vanno via, l'abbiamo riscontrato anche noi. Vanno via senza salutarti, ormai si sono divertiti. Stavano fino alla fine, poi tagliavano il salamino. C'era poi anche un dopo. Era più bello del prima, perché finito di suonare avevi... Chi portava il tiramisù, chi magari... Ma soprattutto quando andavi a suonare in questi paesi, che non abbiamo detto i nomi prima, c'era appunto quelle che facevano i salami, chi faceva l'acciuga al verde, quindi la tu finivi su queste orchestre, Castellina, Casadei, Borghesi e tantissimi altri hanno goduto di questo. Perché? Perché c'era proprio tutto un altro tipo di persone. Ecco, ma questi seguivano proprio le orchestre. Questi personaggi tanto amati e comunque di un livello molto alto, no? Riuscivano ad amalgamare così al popolo. Sì, certo. Cioè riuscivano a condividere questi momenti anche di leggerezza. Erano ben voluti per quel motivo. Quindi non scappavano, non facevano i divi di turno. Spettacolo si scappava pullman. No, assolutamente. È quello che... faceva la differenza. È stato il bello proprio quello, avere a che fare con dei divi, perché comunque tu prendi Castellina, RCA, Rai, quindi all'epoca le prime telecamere facevano un certo effetto. Quando vedevi che erano a tu per tu con te, che parlavano con una mano sulla spalla, mi ha toccato la... Invogliava forse ad andare ancora di più a sentirli. Era quello il bello. Ed è quello che è stato una rivoluzione anche per tutti quanti gli altri, no? Cioè, ragazzi, hanno insegnato, tirarsela un po' meno, ecco. Hanno insegnato a tutta la carovana di musicisti che poi ha voluto mettersi con le orchestre, eccetera, e formare questo tipo di lavoro, a essere cordiali, disponibili. Quanto il rapporto umano fosse fondamentale. Perché ti fai voler bene, se ti fai voler bene ti seguono. È vero, allora ragazzi, vedo che siete pronti con gli strumenti musicali. Dai. Perché poi a un certo punto arriva un po' la svolta, perché questa Castellina Pasi, famosissima nelle feste di piazze, nei locali, ma non solo, anche in TV nazionali, certo, di un certo calibro, e soprattutto in trasmissioni televisive condotte dal big dei big. Addirittura nel 1982, parliamo proprio della mia data di nascita, così abbiamo svelato anche a tutti la mia età, e va benissimo peraltro. Bim Bum Bam, che io adoravo, aveva queste sigle molto molto belle, molto curate, dei cartoni animati, ma Castellina Pasi è l'artefice di una delle sigle più belle, perché secondo me, in assoluto in nel panorama dei cartoni e dei sceneggiati. È stato ammirato e valutato da Migliacci, che lo prese per fare la colonna sonora di Lupin, ce l'accennate? Se è possibile, direi anche
alla regia di mandare un frammento del video, se ce c'è. Ce l'abbiamo. Perché sono ascoltata da lui e. Chi lo sa che faccia, chissà chi è. Tutti sanno che si chiama Luca. Era qui un momento fa, chissà dove, dappertutto hanno visto Luca. Ogni porta si aprirà, se la carina Luca. Sto tremando qui dentro di voi, chi lo sa, stanotte tocca. Se gioielli e denari e tesori non ho a Luca, il mio cuore darò. Scivolando come un gatto se ne va, sopra i tetti, sotto i ponti, quanti cani poliziotti ha dietro sé, ma sarà un osso duro, Luca. Roma i soldi sono a chi ce n'ha di più, per darli a chi non ne ha. Sembra giusto però non si fa, neanche a me però che va. È simpatico e non saprei dire di no. Non si sentono più quelle voci, Tony, posso dirlo? Mamma mia, sembra quasi irreale, Angelica, sì, hai ragione. Erano le due cantanti che identificavi subito. E come avete potuto? Irene di Castellina come Katie, dalla famosa... Piva. Esatto. Piva. E come avete potuto sentire, si sentiva chitarra e fisarmonica. Sì. Proprio sì, perché ha valorizzato il battere. Bravo, della musica. Anticipato. Per favorire il ballerino, perché certo, tu sai che i passi sono un, due, tre, un, stasera due, fanno i furbi, perché qua è pane per i loro denti, fanno i furbetti. Quindi cosa succedeva? Che come a differenza del romagnolo che ti ho fatto sentire prima, c'è il levare, e non si sentiva tanto il battere. Il ballerino faceva più fatica, mentre Castellina ha curato questa particolarità, quindi dava... Ragazzi, questa sera uscirò da qui con una cultura maggiormente musicale che riguarda tutta la sfera Castellina Palla. Sì. Ecco, no, mi mancava la batteria, giustamente. Il batterista faceva con la... Sempre il battere. Destra, solo il battere. Cassa, solo quello sentivi, neanche tac-tac su rullante. Proprio perché il levare, essendo un suono minore... più piccolo, non lo dovevi sentire. È fantastico come i musicisti. Mimmo, vuoi aggiungere qualcosa magari del ma io, tac, vabbè, tac tanto del tu piede? Sei nel lui giro. Si adegua. No. Tanto tu, avendo anche un marito musicista, musicista, lui queste cose le sa meglio di me, però, come ha detto Fiorenzo Tassinari qualche puntata fa, accompagnare il liscio, lo ripeto, è difficile. Che suonarlo bene, è difficile. E a proposito di altre trasmissioni importanti, abbiamo anche il brano alle 7 di sera, che arriva da una trasmissione importante condotta sulla da Pippo Rai. Baudo. Esatto, sì, e sì, ci andiamo ad ascoltare un pezzettino dai, anche di questo brano. Dai. Grande Pippo Baudo. E Pasi. Maestro Castellina, quali sono le accoglienze che le vengono fatte alla vostra orchestra nelle serate di provincia? Sinceramente dovrò dire che sono eccezionali. Davvero? Abbiamo un pubblico simpatico che ci segue ovunque, anche numeroso, devo dire. E che ballano meravigliosamente bene questo tango difficilissimo. Beh, e lei, maestro Pasi, è proprio vero che adesso va di moda nuovamente questo sound all'italiana, la musica italiana? Beh, più che sound direi che noi cerchiamo di creare atmosfera di allegria e di entusiasmo fra il pubblico. E questo è molto bello. Molto bellissimo. Tra i giovani, tra i vecchi? Anche i giovani stanno avvicinando a questo genere. Thank you.
testo antico scoperto d'improvviso della musica che è sempre stata la nostra musica. Ora se sarà la musica del mare, che nella tesa parte, ora ogni pena e tu non vuoi tornare. Avete visto la nostra regia che è riuscita avete a trovare visto? Negli archivi. Così avete potuto anche vedere in TV, amici telespettatori, il volto di Pasi, perché nessuno quasi mai l'ha visto dei nostri negli ultimi anni. Sì. Ecco. E quindi Castellina, nell'intervista c'era appunto Pasi e Castellina che hanno spiegato questo modo di esibirsi. Comunque hanno fatto delle canzoni straordinarie, anche simpatiche, goliardiche. C'era una che... Tipo? Ai, Dolores de panza, l'amor non ha pazienza, ti debbo lasciar. Praticamente c'era un movimento di pancia e questo fa ai, l'amor non ha importanza. Voleva ingannare, esatto. Voleva spiegare al maestro. E il brano si intitola Dolores de panza, che non è una ballerina, ma... e hanno fatto tante di belle canzoni. Ma se io vi chiedo la comparsita... A proposito di tanghi, sì? Visto che lei... Ecco. Eravamo anche già di sottofondo, c'era un tango, poi lui si è agganciato ad altri tanghi. Certo. E nell'ambito della musica da ballo, questo tango lo ha lanciato proprio Castellina con un suo arrangiamento, che poi tanti fisarmonicisti hanno... comunque hanno copiato perché volevano proprio suonarlo come lo suonava lui, no? E ci saranno riusciti, aveva creato delle variazioni semplici sul tema Castellina, io l'ho imparato da piccolino, anche questo ancora adesso lo eseguo, vabbè ci metto del mio, però più o meno con le sue variazioni, quindi l'ha imparato. Qualche variazione è presa da lui. E poi sottolineale, così tu fallo più semplice che puoi. Proviamo a farlo. Non è facile farlo semplice. Non è facile farlo semplice. Sua variazione. Senti Tony la variazione? A livello di realizzazione di questa formazione artistica Castellina rispetto a Pasi? Cioè quanto è stato più importante uno rispetto all'altro? Quanto hanno viaggiato in sinergia? Allora, Castellina era una macchina da guerra, era sempre, mi hanno raccontato, perché chi ha vissuto con Castellina me l'ha detto, lui aveva il piedistallo sul pullman. Gli altri, mentre lui suonava. Suonava e scriveva. Quindi lui era una macchina da guerra per quanto... Instancabile. Però faceva le parti, come ti ho detto prima, chitarra e fisa, fisa e sax, clarino e fisa. Faceva questi... Gemellaggi, chiamiamoli così, univa musicali. Questi intrecci musicali tra fisarmonica e fiato. E un altro strumento. Esatto. Quindi Pasi
qualsiasi brano che eseguiva, dopo lo eseguiva automaticamente Roberto Castellina. Certo, certo. Viceversa, quindi viaggiavano in sinergia. Viceversa per il clarino, per il trombone, per la voce. Però la mente. La mente è sempre stata Castellina che scriveva ininterrottamente i brani. Ecco. E poi nel mondo delle orchestre che eseguivano i suoi brani, quelli più eseguiti e quelli più curati da tutti e sempre, sono sempre stati i brani suonati con la fisarmonica, cromatica soprattutto. Bene, come ti faccio sentire un brano? Ha spopolato, diciamo, sì, con il suo genere, il suo modo semplice ma particolare di eseguire i brani. Nell'89, in collaborazione di un produttore, di un fabbricatore di fisarmoniche, ha inventato il bandeon. Con i bottoni più grossi di quello normale, classico, eccetera, della fisa bottoni. E da lì è partita la grande storia del bandeon dell'orchestra Castellina. Beh, se per quello aveva anche la sua fisarmonica personalizzata, certo, col suo nome, Castellina, insomma. Si è fatta costruire apposta, con marchio depositato, esatto, la fisarmonica modello Castellina, esatto, fatta a Castelfidardo, dove c'è il mondo della fisarmonica. Patria della fisarmonica. Esatto. Volevate farci ascoltare, dicevi, sì, Walter? Stavo dicendo che... appunto Franco Trevisan, chitarrista di Castellina. Franco Mario. Franco. Franco Trevisan. Ha scritto un brano che si intitola La pizzicata. Ed era un modo, introducendo la chitarra elettrica, un modo di suonare la chitarra praticamente pizzicata. Cioè tu non sentivi la nota limpida, ma la stoppava. Leggermente stoppata. E ha fatto una polca bellissima che vi faccio sentire. Vai. Uno. 2, 4, 3. Simpatico. Era già difficile all'epoca fare queste cose, già pensarle, e loro avevano... Erano già avanti. Già avanti, loro si giravano così e vedono già il futuro. Non si è scoperto nulla di nuovo negli ultimi anni, possiamo dirlo. Quanti chitarristi partivano dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Liguria e andavano da Franco Trevisani a imparare a suonare la chitarra, perché non era facile suonare la chitarra, poi accompagnare in liscio modo, accompagnare, con tutti, certo, con tutti i giri di basso dietro. Con il tocco giusto. Con il tocco giusto, ma poi facevano delle cose veramente... adesso noi ha fatto l'ABC della musica, quando suonava, per esempio c'è un brano, scusate perché ho cambiato chitarra, quindi... Certo, devo un attimo addomesticare anche questa. Scusate un attimo. Ecco, tutto così molto, molto live, molto in diretta, ma non importa. Ha fatto un valzer. C'era una base che andava. No, non abbiamo basi. La minore? Qua. No, tutto dal vivo. Sì, no, ma lui parte così, vai. Vabbè, ascolta questo brano. Fai pure liberamente. Si intitola Notti spagnole. Quando te... Ed è notte.
spagnole. Notti spagnole. Guardate un po' invece la regia cosa ci fa vedere, invece notti fra amici. Notti fra amici, questa è un'altra storia. C'è notte amica, c'è amici della notte. Amici della notte. Tanti brani con la notte. Suonare, per esempio, certo, Spaccafisa, un pezzettino me la dovete fare. Spaccafisa, un'altra mitica. Mazzucca. Bravi ragazzi. Grazie, bravi, ragazzi. Bravi. Allora io direi che... Pensa che un aneddoto che mi è venuto in mente è che Castellina era così attaccato alla fedeltà e al rapporto che aveva con Amedeo, il suo autista. Esatto, sì, lì credo. Volevo arrivare per chiudere un po' le fila del allora, nostro discorso, perché lui è diventato... Esatto, quando poi... Castellina ha cominciato a non andare più sul palco perché cominciava a star male, era un po' anziano, eccetera, lui ha lasciato le redini al suo autista. È pazzesca Amedeo questa cosa. Ed va avanti ti. E quindi era proprio la sua persona, cioè era la persona la fidata, sua persona. La e Amedeo con ha portato avanti la storia di Castellina prendendo le redini le di redini, questa importante esatto. formazione che negli anni esatto. però ha visto avvicendarsi capigruppo importanti, esatto. nomi dello spettacolo ancora oggi certo, influenti. Certo. Che ultimamente poi era diventata sempre presa da Amedeo, prima che mancasse anche lui, l'ultima Elena Camarrone. Certo, che salutiamo, che ha portato ciao, negli Elena, ultimi anni ciao. Avanti questa realtà esatto. che non è ancora finita assolutamente. Non è ancora finita, perché ancora oggi l'orchestra musica... Castellina gode di tutta la storia che il maestro ha costruito e continuano a girare tutta l'Italia per lungo e per largo. La musica e la voce di Castellina nel tempo rimarrà, e anche grazie a fisarmonicisti, musicisti dei nostri tempi che amano assolutamente in modo profondo questa musica, che la insegnano agli allievi, come ha raccontato prima Mimmo, certo. questo è veramente molto bello, perché è un patrimonio, un'eredità musicale davvero molto importante, certo. che questa sera in piccola parte abbiamo voluto condividere e vivere insieme a voi, speriamo di aver reso piacevole la vostra serata. Per noi qui speriamo è stato di sì, speriamo di vero sì, ragazzi di sì. E allora vi salutiamo con Verde Prateria, che è un contributo che lascerà in chiusura la nostra regia. Voi non so che cosa avete preparato per concludere, ma a voi spazio. Un abbraccio ai nostri telespettatori, grazie per essere rimasti in nostra compagnia. Ci vediamo mercoledì prossimo alle ore 21 sempre su Prima Antenna canale 14. Grazie ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. 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 Questo è Folle Sentimento.
spazi verdi della prateria, sulla groppa del cavallo va un cowboy cantando con malinconia, una nebbia che lo fa sognare. E yuppi 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 yeah, e yuppi 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 la voce sarà